I tanti tifosi composti in fila, il pianto della moglie Monica con a fianco sempre il figlio Leonardo, la maglia del suo Pisa adagiata sul feretro. Il galantuomo del calcio, Gigi Simoni, se n'è andato ieri dopo una lunga malattia e Pisa, la sua città adottiva, ha voluto omaggiarlo come si deve. La camera ardente della chiesa della Spina, piccolo gioiello sulla sponda sinistra dell'Arno. Il funerale invece sarà celebrato domenica alle 16 in un altro luogo caro ai pisani, la Basilica di San Piero a Grado. Ma ci sarà tempo per salutare Simoni. Nel mese di giugno la famiglia sta pensando di organizzare un tributo al grande allenatore italiano proprio all'Arena Garibaldi. Lui riusciva a farsi intendere e a dare ordini senza mai alzare la voce e si faceva rispettare senza mai alzare la voce. E poi dal suo grande equilibrio, lui non perdeva mai la ragione, cioè lui rimaneva praticamente impassibile nelle difficoltà, nelle vittorie, era sempre perfettamente lucido ed equilibrato. Lui ha combattuto con una forza in questo anno di malattia, con una forza incredibile. I medici si sono tutti stupiti dalla forza che lui aveva malgrado le sue patologie, perché voleva comunque continuare a vivere. Mi sembra un vuoto incolmabile in questo momento. Non lo so se si colmerà mai questo vuoto.